Rosa Barone qui a Vieste per questo tavolo sul turismo, il secondo appuntamento che riunisce 18 comuni dell'area del Gargano. Quali gli obiettivi che vi proponete con questo tavolo? Allora, assolutamente quello di fare sistema, di fare rete, fare quello che probabilmente sul Gargano non si è mai fatto, cioè collaborare, comunicare tra i vari comuni per far sì che si abbia un'unica visione. È chiaro che abbiamo paesi con peculiarità diverse, abbiamo una ricchezza di paesaggi e di bellezze forse unica in tutto il patrimonio nazionale, abbiamo i laghi, abbiamo i monti, abbiamo la foresta e abbiamo il mare, però è chiaro che ognuno con la propria peculiarità deve dare un apporto per far sì che il sistema Gargano, che la rete Gargano possa prendere veramente il volo una volta per tutte. In questo secondo incontro quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati a breve e soprattutto che percorso volete seguire? Vogliamo dar vita a un protocollo d'intesa che venga sottoscritto da tutti i comuni con l'ente parco, infatti oggi era presente anche il presidente del Gargano, del parco del Gargano, il dottor Pazienza, possa fare da ombrello, cioè possa fare come ente sovracomunale per poter in qualche modo gestire e dare anche insieme a noi una direttiva, cioè in pratica tutti insieme i comuni possano sottoscrivere un protocollo d'intesa per dar vita a un progetto appunto univoco. In considerazione del passato, quali gli errori da evitare oggi? Beh, sicuramente l'isolamento, cioè l'idea che ogni paese fa capo a sé, fa stato a sé. Abbiamo paesi bellissimi che appunto devono iniziare a comunicare, quindi quello è la nostra pecca, ma vale per tutti i settori del nostro territorio, per tutta la Capitanata, è quello che ognuno pensa un po' per sé, per il proprio orticello. Invece l'idea di avere una visione unica, una visione globale, sicuramente è un vantaggio che può essere cavalcato da tutti quanti poi.